24 ore poco più al derby tra Regina e Cosenza, sentitissimo. Noi siamo qui allo stadio San Vito Gigi Marulla per la rifinitura a porte aperte dei Lupi. Il club ha deciso di aprire le porte ai tifosi alla vigilia del match. Con il mio caro PGG stiamo dando uno sguardo a quello che ci farà vedere Dionigi, che ci sta facendo vedere Dionigi, che non è sicuramente quello lì che poi domani proverà o metterà in campo al Granillo. Sì, abbiamo visto Daniele una mini partitella a ranghi ridotti, ora stanno provando le palle inattive, sia le punizioni e i rigori. Tra i più attivi abbiamo visto Zilli e Larrivei, che non hanno sbagliato nemmeno un tiro dagli 11 metri. Al di là del toto formazione, quello che appassiona in questo momento i tifosi è anche l'afflusso allo stadio. Leggiamo da Reggio Calabria che ci sarà una gran bella cornice, ieri erano circa 12.000 i biglietti già venduti, compresi abbonati, tutto lascia credere che alla fine saranno circa 15.000 a riempire gli spalti del Granillo. Da invece, dalla parte rossoblu, in quanti sono previsti? Allora, ieri erano poco più di 300, è chiaro che è inutile ribadirlo che la tessera del tifoso frenerà l'esodo rosso-blu al Granillo, sarebbero andati sicuramente in più di 2000. Vediamo, andiamo a raccogliere un po' in giro, c'è anche qui una buona cornice di pubblico, fa caldo, quindi sono tutti assiepati sotto la copertura per non farti prendersi dal solleone, quindi andiamo a raccogliere un po' di sensazioni qui in giro nella tribuna del San Vito Marulla. Lui è un tifosissimo del Cosenza, è capitato nel finale di stagione l'anno scorso in occasione dei playoff. Devo dire che intervistarlo ha portato sempre bene. Ora vediamo che cosa succederà questa volta. Il nostro caro Eugenio Marasco, che è anche team manager della Socer Montalto, ma soprattutto è tifoso rosso-blu in questo caso. Eh sì, sì, vabbè, il rosso-blu mi unisce sia con la squadra dove opero e sia nel tifo, quindi. E sì, siamo qua a salutare questi ragazzi prima di questo derby. Tu domani ci sarai? No, non ci sarò, non ho la tessera, quindi la seguirò da casa e starò male sul divano. Io ho visto domenica la Regina a Modena, ovviamente ha fatto i numeri, a volte nel calcio, o meglio a volte, nel calcio sono quelli che contano, ha fatto più di 20 tiri in porta, quindi vuol dire che è una squadra che gioca bene, fa anche divertire. Sulla carta forse partiamo sfavoriti, però il Cosenza è una squadra secondo me al momento ancora strana, ti puoi aspettare di tutto, è una squadra che ha saputo reagire dopo due sconfitte, non lo so, è una partita diciamo da tripla. Innanzitutto andremo ad affrontare una squadra che sicuramente mirerà a vincere il campionato, quindi noi ci dovremmo far trovare innanzitutto pronti per questa sfida. Sicuramente c'è qualcosa da migliorare sotto il profilo tecnico-tattico, però io personalmente non mi aspettavo un Cosenza che nelle prime 7 giornate, giusto, faceva 11 punti, quindi già per noi avere 11 punti in cassaforte è già un buon punto di partenza. Abbiamo anche l'onore di avere un altro grande tifoso, anche lui è un follower della nostra pagina, anche lui ci segue, Salvatore Arcuri, al quale faccio un quesito tecnico. Si parlava prima di scelte, che tipo di scelte ti aspetti domani per quanto riguarda l'11 titolare di mister Dionigi? Io penso che ci sia una pretattica dietro impressionante da parte del mister. Probabilmente riprenderà Larrivey, ma secondo me ci può essere anche delle sorprese a centrocampo. Il modulo secondo me ancora non si riesce a capire quale sarà. Quindi tu non sei per la squadra che si vince, la squadra che vince non si cambia, perché domani potrebbe effettivamente cambiare qualcosa, domani, mi stai dicendo questo? Domani è una partita che non è una partita normale, i derby sono particolari, quindi anche le alchimie tattiche, le trovate dell'ultimo minuto, anche il cambiamento del modulo di gioco può determinare può determinare la prevalenza di una squadra sull'altra. Sono in silenzio pre-derby. Sono in silenzio pre-derby. Per scaramanzia. No, per scaramanzia. Silenzio pre-derby. Tanto perdiamo a Reggio. Perdiamo sicuro. Abbiamo beccato un grande ex lupo, Anibal Capela. Ciao Anibal, come mai Ciao, buongiorno. Come mai sei da queste parti?
Sono venuto a salutare amici. Sei rimasto molto legato dopo la tua esperienza? Certo, sì, sempre. Sai che domani c'è questo derby, i tifosi sono scaramantici e non vogliono esprimersi. Tu cosa ne pensi di questo derby che sulla carta vede la Regina come squadra che è prima in classifica, insomma... Allora, tu come la vedi? Cioè io c'è quello che vorrei vedere una cosa, né? Questo come la vede cioè una squadra difficile, sappiamo che andare lì a vincere è tosto, non è impossibile, anche a Benevento non è facile vincere, abbiamo vinto, quindi un pareggio sarebbe buono all'inizio, dopo vediamo come parte la partita. E tante volte la squadra che sulla carta è più forte non ce la fa. Ok, perché c'ha più pressione, perché magari gioca in casa e davanti ai tifosi può essere più difficile, nel caso che in questo caso sembra la Regina, diciamo così. Ma è normale che è una partita speciale, come perché è normale che il passato non si scorda, però è anche bella perché oggi sono dall'altra parte e quindi devo fare di tutto per i miei nuovi colori, cercheremo insieme ai ragazzi di mettercela tutta per fare il meglio possibile, rinchiudendo tutto in una partita sicuramente da sapori belli e da valori importanti. In base un po' a chi incontriamo dobbiamo essere sempre equilibrati nel cercare di capire quali sono le loro punti di forza e anche i non punti di forza, quindi ogni partita, ma poi grazie anche al fatto che adesso piano piano tutti stanno raggiungendo sempre una condizione migliore, ci può essere la possibilità in base all'avversario di qualcosina di cambiare.